appunto Alessandra questo lavoro dedicato a un'esperienza su così, come dire, una tecnologia, ecco, questa Pulse Pen, questo sistema per in qualche modo per agevolare la gestione degli appunti scritti, una cosa molto normale a scuola, anche con l'utilizzo di qualcosa di un po' più innovativo. Prego, Alessandra. Grazie, spero mi sentiate tutti bene. Sono Sì. Alessandra Guglielmetti e Non ti insegno. vediamo, è normale che non ti vediamo? No, No, ok, perfetto. mi Ora ti vediamo vedete? anche, perfetto. Allora, ci sono solo io perché Franco Castronovo è in vacanza, comunque beato lui. Il progetto di cui vi parlo riguarda l'utilizzo per quest'anno scolastico 2010-2011 della Pulse Pen, la penna elettronica che digitalizza e registra l'audio, lo sincronizza con quello che si sta scrivendo e permette di risentirlo immediatamente toccando gli appunti sulla carta. La sperimentazione è avvenuta in un'intera classe, della scuola secondaria di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, una scuola dove già da 4 anni abbiamo la LIM in ogni classe, grazie al finanziamento del comune. È stata scelta una classe prima di tutto per la disponibilità dei docenti a sperimentare una tecnologia mai sperimentata in nessuna classe in Italia. È stata scelta la seconda A, composta da 23 alunni, due studenti con disturbi specifici di apprendimento, tutte e quattro, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, due diversamente abili con un leggero ritardo cognitivo e una ragazza neoarrivata dalla Romania proprio primi giorni di settembre. È stata fatta questa proposta dalla ditta SCL Service, che è il rivenditore educational per l'Italia, e abbiamo operato in sinergia col centro di supporto territoriale per l'uso delle nuove tecnologie nelle disabilità, anche perché Franco Castronovo, che è autore di questo contributo insieme a me, è operatore del centro, perciò la collaborazione è stata più che stretta. È stato coinvolto chiaramente il consiglio di classe, che ha dato la sua disponibilità, il dirigente scolastico, le famiglie e gli studenti. Gli obiettivi che ci siamo posti, la finalità generale del progetto è stata quella di promuovere azioni di ricerca relative all'apprendimento con le nuove tecnologie, tenuto conto dei nuovi modi di acquisire conoscenze e abilità da parte degli studenti. Provare anche una tecnologia all'inizio almeno abbastanza svincolata dal computer, poi vedremo che si è integrata perfettamente. Favorire la collaborazione tra i ragazzi, promuovere il senso di responsabilità, e qua mi viene da sorridere perché il nostro terrore era un ragazzino, uno dei due diversamente abili, che è anche iperattivo. Nei primi 2 mesi di prima media, continuiamo a chiamarla così per capirci, era riuscito a distruggere lo zaino, il diario non parliamone, nel giro di un mese e mezzo. Invece, vedremo poi alla fine, non è successo niente. Un altro obiettivo era quello di rafforzare l'autostima per i ragazzi che hanno delle difficoltà nello studio, sviluppare la capacità di prendere appunti utilizzando parole chiavi, rafforzare la memorizzazione, anche perché toccando con la penna le parole, risentire quello che era stato detto, è stato, poi vedremo, un modo per memorizzare meglio e consolidare le abilità di esposizione ordinata. Condizioni, perché si potesse attuare il progetto è stato chiaramente il consenso di tutti gli organi della scuola,
consiglio di classe, collegio docenti, consiglio di istituto, sono state convocate le famiglie che hanno accettato la sperimentazione, sono state assegnate in comodato d'uso gratuito le 23 penne agli alunni, più due a disposizione dei docenti. Il progetto è iniziato il 30 ottobre, quando è stato dato il kit ai ragazzi, che poi spiego, e con la possibilità di riscatto a prezzo agevolato alla fine dell'anno scolastico per le famiglie, e chiaramente la penna era a disposizione degli alunni sia in classe che a casa, altrimenti non avrebbe avuto senso. Il kit era composto da una penna, quattro quaderni A4, le cuffie, due refill, caricatore sia per caricare la penna sia serve per scaricare gli appunti sul computer grazie al software LiveScribe Desktop, e il software per trasformare gli appunti in testo editabile. Quest'ultimo quest'anno non l'abbiamo sperimentato, è già stato sufficiente tutto il resto. Qua è spiegato un po' il funzionamento. La penna, si prendono appunti sul quaderno attraverso dei pulsanti che poi vediamo velocemente sotto alla pagina. Gli appunti possono essere scaricati nel computer, i ragazzi hanno usato il loro computer personale e poi possono essere anche condivisi in rete. Questo è, vabbè, un'illustrazione. La penna, toccando i pulsanti interattivi in fondo a ogni pagina, fanno partire la registrazione, la pausa, possono stoppare oppure andare avanti più velocemente, risentire subito la registrazione. Questo è un esempio di pagina scaricata al computer. Ci sono le parole scritte in nero, sono quelle su cui non si è registrato. Le parole scritte in verde sono quelle registrate. Qua, ad esempio, toccando una parola su cui è stato registrato, parte l'effetto karaoke, cioè si prendono colore a poco, man mano che va avanti la parola, quello che è stato detto durante la presa degli appunti. Modalità utilizzate. Intanto all'inizio il consiglio di classe è stato tutto d'accordo, chiaramente, però la sperimentazione è iniziata solo nelle mie ore, perciò nelle ore di italiano, storia e geografia. All'inizio, proprio la primissima lezione con la penna, un'attesa grandissima da parte dei ragazzi, era una lezione sulla Divina Commedia, perciò la spiegazione del testo, tra l'altro non l'avevano sulla loro antologia, perciò l'ho messo alla LIM e intanto spiegavo i vari personaggi, le varie terzine, loro appuntavano il numero del verso, il canto, e poi in una seconda fase mi sono accorta che poteva essere utile anche per grammatica, ma poi ho messo la pagina con la spiegazione, perciò andiamo avanti. Per inglese e francese, quando hanno iniziato a utilizzarla anche loro, si è rivelata molto utile per la pronuncia. I ragazzi potevano risentire la pagina anche del libro sentendo l'insegnante che la leggeva con la pronuncia giusta, perciò non andavano a tentativi loro. Per scienze e tecnologia, poi vedremo un esempio anche che ha utilizzato il professor Castronovo, che si è rivelato molto utile. Un altro utilizzo è stato durante le interviste per il giornalino online, perché essendo una classe a tempo scuola di 34 ore, 30 ore curricolari per le altre 4 di laboratori, avevano anche un laboratorio di giornalino, hanno intervistato. E qua mi rifaccio un po' all'intervento precedente, il sindaco del paese su problematiche legate all'ambiente, l'assessore alla cultura, le mamme che avevano allestito una mostra del libro, facevano le domande, appuntavano solo le parole chiave delle risposte, poi l'hanno trasformato in articoli per il giornalino in modo molto più semplice che non l'avessero invece fatto solo con i loro appunti.
modalità sono state, ho già accennato, varie, o in modo libero il docente spiega e l'alunno schematizza per conto suo, molto più spesso, avendo la LIM in classe, il docente preparava uno schema, una mappa alla lavagna, ma questo l'abbiamo sempre fatto da quando abbiamo le LIM, e i ragazzi appuntano la parola chiave registrando quello che viene detto dal docente. Oppure, e questa è la modalità che ho già accennato prima e che poi vediamo su due slide, il docente, il professor Castronovo, ha fotocopiato sul foglio di ogni ragazzo uno schema con anche un disegno di un telaio e poi ha spiegato parte per parte l'utilizzo. Perciò c'è stata sempre un'integrazione LIM con la penna. Questo è l'esempio che ho accennato prima di grammatica. All'inizio pensavo non potesse essere usata per grammatica la penna perché non aveva molto senso scrivere delle frasi. Dopo una verifica tragica in cui quasi metà classe era andata male, ho cominciato a pensare a un utilizzo della penna, perciò ho preparato delle frasi che ho scritto, preparato a casa, infatti si vede sono scritte al computer, proiettate, cioè sulla LIM, e poi le ho analizzate con loro in classe. Loro hanno fatto lo stesso, hanno prima, e si vede, questo è il file riversato sul computer, la frase scritta in nero, perciò l'hanno scritta senza registrare. Hanno cominciato a registrare quando io ho analizzato le varie parti del discorso. Perciò loro a casa hanno risentito, perché hanno continuato a evidenziare ad esempio i predicati per rintracciarli subito, hanno sentito perché uno era un predicato nominale, non verbale, il ragionamento legato ad arrivare alla comprensione. La verifica dopo, una settimana esatta dopo la precedente, solo due alunni non hanno avuto la sufficienza ed erano 2,5, neanche i 4 che erano la prima verifica. Ripeto, è stata una prova non scientifica, oggettiva, con tutti gli aspetti che si potranno poi utilizzare, però già come colpo d'occhio, insomma. Da una settimana all'altra l'apprendimento è stato diverso. Questo è una lezione invece di storia, una mappa fatta da me, sempre alla LIM, che usiamo molto, tra l'altro, perché avendo anche molti alunni con disturbi specifici di apprendimento, fin dalla prima abbiamo iniziato ad utilizzare le mappe. Se anche non sono mappe concettuali perfette, però cercare di schematizzare. E tra l'altro, gli alunni con DSA hanno imparato uno dei due specialmente, le fa benissimo, fortunatamente. Comunque, questa è la mappa preparata da me, loro sul quaderno, stesso argomento. Vedete che iniziano sempre mettendo sul quaderno la data, la materia e l'argomento, scrivono le parole che secondo loro sono più importanti per poi ritrovare l'argomento quando studiano e hanno registrato l'audio. Questo è l'esperimento, chiamiamolo così, che ha fatto il professor Castronovo, cioè questa è una fotocopia, ha fotocopiato su ogni foglio lo schema, mi sembra che sia delle fibre tessili, sì, e il telaio, poi quando ha spiegato le fibre tessili, i ragazzini ripassavano le lettere delle parole dello schema, anche solo le prime due lettere, intanto registravano la spiegazione dell'insegnante. Qua nel telaio mettevano un numerino all'interno dei cerchi che credo si vedano che indicavano le varie parti del telaio. I ragazzi, quando ho chiesto com'era andata la sperimentazione di questa nuova modalità, hanno affermato di aver fatto molto meno fatica a ricordarsi le varie parti del macchinario perché le avevano toccate, il verbo che hanno usato loro, pezzo per pezzo, mentre le studiavano, perciò aveva memorizzato proprio anche la forma della parte del macchinario.
facilitare l'uso di questo strumento, sfruttandone al massimo le potenzialità, abbiamo aperto degli spazi in rete. E anche qua mi collego alle parole della relatrice che mi ha preceduto. Bisogna parlare il loro linguaggio per poter catturare la loro attenzione, la loro voglia di fare. Abbiamo aperto un blog dove abbiamo documentato la sperimentazione. Ogni volta che si scopriva qualcosa o c'era un problema, lo scrivevamo sul blog con la soluzione trovata. Molto spesso la trovavano loro prima di me, comunque. Poi un sito riservato alla classe su Google Slides, che è servito soprattutto per lo scambio di file, sia quelli dei docenti preparati alla LIM, sia quelli dei ragazzi, perché quando c'è stata, ad esempio, l'epidemia di influenza con tante assenze, il vantaggio di avere gli appunti da potersi passare non solo gli appunti scritti, che in genere riesce a decodificare solo la persona che li ha presi, ma con anche l'audio, la spiegazione dell'insegnante, è stato un vantaggio enorme. Un altro spazio per condividere, per discutere, è stato un gruppo chiuso in Facebook, e questo è servito tantissimo per le necessità immediate, cioè qualcuno aveva bisogno di qualcosa, invece di metterlo sul sito, in cui magari non sempre entravano i ragazzi, lo metteva in Facebook, e in Facebook siamo sicuri che tutti entrano. Vedono che sul loro gruppo chiuso c'è un intervento, entrano, leggono, c'è una richiesta di compiti per chi era assente oppure degli appunti, e poi andavano sul sito riservato a mettere questi appunti, oppure si parlavano anche in chat. Tante volte, ammetto, mi sono nascosta perché se entravo in linea venivo assalita da tutti gli alunni che volevano chattare, non tanto di scuola, ma per chiacchierare, va bene, ma dipende dal momento. Valutazione dei risultati. Il primo aspetto positivo è stato sull'ambiente didattico. L'utilizzo ha portato il silenzio assoluto durante le spiegazioni. La prima spiegazione è stata quasi irreale, infatti poi abbiamo cambiato sistema perché per non disturbare la registrazione nessuno interveniva più. Perciò già la seconda volta in cui l'abbiamo usato abbiamo ricominciato col sistema normale, con alzata di mano per chiedere spiegazioni o le mie domande per avere un feedback se riuscivano a seguire o no. Loro hanno imparato subito a utilizzare le pause, stoppare se non interessava la domanda, oppure a riprendere la registrazione se la risposta a chiarimento del compagno poteva servire anche a loro. Capacità di sintesi. Alcuni colleghi erano un po' scettici perché temevano che la penna avrebbe peggiorato la capacità di prendere appunti. Cosa che invece non è successa. L'anno scorso, continuo a chiamarlo media, in prima media c'erano due alunne che prendevano appunti, gli altri nessuno. Adesso, quando capita, perché purtroppo è capitato che abbiano dimenticato la penna perché la mettevano in carica nel computer a casa la sera e il giorno dopo non ce l'avevano, piuttosto che ascoltare senza prendere appunti, prendevano appunti con la penna normale. Perciò è stato vantaggio anche questo. Capacità di memorizzazione, chiaramente la possibilità di risentire l'argomento che magari è risultato più difficile o che si vuole approfondire di più è solo quello, non come col registratore quando si doveva registrare tutta la lezione dall'inizio alla fine per cercare la parte che interessava, era un disastro. Qui ha facilitato sinceramente la memorizzazione anche poi col sistema che ho detto prima della fotocopia. L'autonomia per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, che sappiamo benissimo non sono autonomi nello studio, è stato un aiuto validissimo. Usano tutti e due, quelli che ho in classe, la sintesi vocale con Balabolka o Alfa Reader, uno dei due ce l'ha. Ma questo è servito, ha integrato ancora di più, perché la possibilità di risentire
tutte le volte che si vuole la parte della lezione che si vuole riascoltare, memorizzare, imparare, capire. L'autostima, alcuni ragazzi hanno aumentato la loro autostima perché si sono resi conto di riuscire a meritare valutazioni positive in interrogazioni anche su argomenti difficili, ad esempio la Divina Commedia. Uno dei due ragazzini diversamente abili è riuscito a farsi interrogare sul canto di Paola Francesca quando leggeva i versi, era una cosa, lasciamo perdere, meglio non sentire l'espressione della sua lettura, ma la spiegazione dei vari versi, tutto quello che era stato spiegato, non solo l'aveva memorizzato, ma l'aveva capito e l'ha studiato da solo. Collaborazione, nello scambio di pencast, cioè il testo più l'audio accennato prima, ma anche ad esempio quando si dimenticavano il quaderno, quante volte hanno strappato il foglio per prestarsi il foglio del quaderno che serviva, oppure addirittura due volte era finito il refill, hanno prestato il loro refill a altri compagni. Prospettive, poi ho finito. L'anno prossimo il progetto sarà esteso a 4 classi di altrettante scuole secondarie di primo grado della provincia di Como, questa volta coordinato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Como. E ci sarà, cosa importantissima, un comitato di valutazione scientifica, cosa che è mancata a noi perché essendo la prima classe a sperimentare una tecnologia del genere, ci siamo dovuti basare sulle nostre osservazioni, su verifiche orali e scritte, ma sono sempre osservazioni nostre. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie Alessandra anche per essere stata molto precisa con i tempi. Sì, mi sentite? Sento un po' di rumore. Ok, benissimo. Sono io? Allora. Ora meglio, dunque, a questo punto diciamo, ci sembra un po' proprio anche la scaletta, come dire, articolata in maniera.